Buongiorno al sindaco di Roma, di questa insomma, città, la magnifica città del mondo, che però insomma, adesso in questi giorni è davvero nelle polveri. Senta Marino, io glielo chiedo un po' subito, è una nuova Tangentopoli, è solo la punta dell'iceberg? Ma io non sono un investigatore, però posso dire che dal momento in cui mi sono insediato qui in questi uffici in Campidoglio il 12 giugno del 2013 mi resi conto che c'erano alcune questioni che non andavano e infatti la prima dichiarazione pubblica di solo 30 giorni dopo, del 14 luglio del 2013, in cui dissi che trovavo sospetti ad esempio il cambio di destinazione d'uso di molti negozi nella città che improvvisamente da negozi di fruttivendoli o di piccolo commercio diventavano luoghi per ospitare slot machine. Poi, poche settimane dopo, parlo dell'estate del 2013, esplose lo scandalo della mafia a Ostia e trasferì addirittura il capo dell'avvocatura come dirigente per guidare i processi amministrativi in quella parte della città. Ed è stato poi un susseguirsi di denunce che ho fatto al procuratore Pignatone e di cambiamenti nelle società principali. Una delle prime persone che rimossi fu questo Franco Panzironi che era amministratore delegato Sì, di questo. AME e poi di Multiservizi, aveva uno stipendio ai tempi di Alemanno di oltre mezzo milione di euro l'anno. Io lo chiamai proprio nella stanza, era seduto proprio sulla sua sedia e gli dissi che il suo profilo professionale non era compatibile con il mio e con quello della mia giunta. Senta, sindaco, quando lei si candidò, insomma, sapeva bene com'era la situazione, di Roma, era un po' chiara a tutti. Perché non annullò tutto quando arrivò? Perché ha fatto le cose piano piano? Era chiaro che questa era una città che aveva bisogno di una Ma scossa forse fortissima. posso dire che c'è stata molta più attenzione sulla pedonalizzazione dei fori imperiali piuttosto che sulle altre scosse fortissime che io ho messo in atto da subito. Gliene dico una, questa città per una questione importantissima per tutte le città e soprattutto per le capitali, per le grandi città, era dal punto di vista del ciclo dei rifiuti, quindi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani che a Roma è un business che vale 1.800.000 tonnellate l'anno di rifiuti, parliamo di centinaia di milioni di euro ogni anno, quasi 1 miliardo di euro ogni anno, era gestito di fatto da una sola persona che lo gestiva dal Sì, 1963, da sappiamo quando che ha io chiuso arrivo. Beh, ma Malagrotta. insomma, questo le sembra da poco. Come mai non era stata chiusa in 50 anni e io l'ho chiusa in 50 giorni? Come mai, ad esempio, nelle assicurazioni di Roma si pagavano persone come un tronista che ha avuto un incidente automobilistico ubriaco e gli è stato rimborsato 1.200.000 euro, io quel consiglio di amministrazione l'ho mandato a casa in pochi giorni dopo il mio insediamento e ho portato le carte in procura, così come ho portato le carte in procura del fatto che molte questioni venivano gestite con dei lodi arbitrali che davano ragione alla parte Senta, privata sindaco, e certo, facevano perdere i soldi dei perché queste cittadini. cose le ha già dette, le sappiamo. Beh, ma No, sono questo, importanti, certamente. lei dice la scossa, perché questa scossa non c'è stata nei 5 anni precedenti? Ve lo siete mai chieste? Perché tutte queste decisioni che io ho preso soltanto nel giro di 90 giorni non erano state prese nei 5 anni precedenti? Questo Anche in è il quelle motivo su precedenti, cui bisogna comunque, insomma, è interrogarsi. una cosa che arriva da lontano, non si può dire soltanto nell'ultima. Comunque, oggi, insomma, adesso è chiaro che c'è quella foto di lei con il capo di questa cooperativa, con Buzzi. Adesso si sa anche che lei ha avuto dei finanziamenti No, dalla cooperativa non si per. sa adesso, si sa dal momento in cui io mi sono candidato perché quelli sono finanziamenti pubblici che un candidato raccoglie, come lei certamente sa, candidature importanti come quella del Presidente degli Stati Uniti oppure una premiership in Italia oppure Sì, candidato al però la mia Capitale domanda vuole. richiede un finanziamento trasparente e i finanziamenti trasparenti non sono buste di soldi, sono soldi trasferiti con il bonifico bancario e denunciati alla Corte dei No, Conti, però la mia domanda voleva essere un esattamente po' come io diversa. ho ricevuto dei finanziamenti dalle cooperative di Roma. La sua domanda è riferita alla foto. Io le dico
dico, guardi, con molta chiarezza, ho fatto per 5 anni indagini nelle carceri italiane sulle condizioni dei nostri detenuti. Quella cooperativa, come altre cooperative, si occupa e si occupava del reinserimento di persone che hanno sbagliato nella vita, hanno fatto un percorso in carcere e tornano a lavorare. Io personalmente quel tipo di cooperative lo trovo giusto e trovo che sia veramente una funzione importante in una società civile. Se poi a capo di quella cooperativa c'è un delinquente, io non sono un procuratore, io non sono un investigatore, non ho motivo però per poterlo nella sapere. Nella situazione di oggi un politico può permettersi di dire non sapevo, insomma fa venire in mente quella mia insaputa, guardi, di cui abbiamo, guardi, tanto parlato nei tempi lo passati. Lo spiegavo ieri sera a un giornalista di Quinta Colonna che mi intervistava. Io, se quel giornalista tra un anno venisse imputato di un reato grave, ieri mi ha fatto un'intervista, siamo stati 5 minuti insieme, oggi ho attraversato i Fori Imperiali in bicicletta, mi sono fatto tanti selfie con tanti cittadini italiani e anche turisti di altri paesi che volevano una foto con il sindaco di Roma. Non ho chiesto la fedina penale né quella passata e né quella futura a tutte le persone con cui mi sono fotografato questa mattina mentre venivo, attraversavo i Fori Imperiali bellissimi, pieni di gente, per arrivare all'intervista con lei. Senta, lei vuole andare avanti, non pensa alle dimissioni, anche se da Forza Italia, Movimento 5 Stelle, tutti stanno chiedendo le sue dimissioni. Lei non pensa che i cittadini romani avrebbero diritto di esprimere di nuovo un loro, una loro opposizione? Lei ha sentito mai parlare di leader di Forza Italia? In questo momento sta scontando una pena ed è il Presidente del Consiglio che, su richiesta del suo Ministro degli Interni, per provata presenza e controllo mafioso di un comune del Lazio, si rifiutò di procedere allo scioglimento di quel comune, il comune di Fondi. Le sembra che questo sia il pulpito da cui io debba ascoltare delle prediche? Senta, i cittadini romani, tutti i cittadini italiani, in particolare quelli romani, adesso in questo momento si ha un po' la sensazione che anziché pagare le tasse si paghino tangenti. No, è una, guardi, terribile è, sensazione. I cittadini devono essere risarciti in qualche modo. Io spero che attraverso il percorso che il procuratore Pignatone sta facendo con molta determinazione e certamente molto appoggiato da questo comune, che ogni volta che ha potuto attraverso me stesso ha portato carte in procura che possano aiutare le indagini dei magistrati, della polizia, dei carabinieri. Io spero che poi quello che è stato sottratto al pubblico, così come è avvenuto in altre circostanze, possa essere restituito e possa essere utilizzato nell'interesse dei cittadini. Però ecco, io mi rifiuto di avvalorare l'idea, come molti stanno facendo in questi giorni, che Roma sia una città di mafiosi. Prima c'era la Roma ladrona, adesso c'è la Roma mafiosa. Guardi, Roma ha 3 milioni di abitanti, la stragrande maggioranza sono persone per bene, che in questo momento soffrono soprattutto per la crisi economica, spesso per la mancanza di lavoro, spesso per la difficoltà di trovare un alloggio a un prezzo compatibile con il salario che ricevono. Questa è la Roma che conosco, una Roma di persone davvero per bene. Senta, Cantone, oggi si parla anche di Caselli come eventuale presidente della Commissione Trasparenza, non rischiano di essere soltanto una foglia di fico, cioè i partiti dovrebbero prendersi maggiore responsabilità? Ma credo che il mio partito, attraverso la mia guida di questo comune, una responsabilità se l'è presa. Mandare a casa tutti i consigli di amministrazione che c'erano stati in precedenza, chiudere la discarica di Malagrotta, arrivare insomma a fare tutte le denunce possibili alla Procura della Repubblica su ogni fatto che trovavamo o sospettavamo essere illecito. L'essere io andato dal Presidente Cantone e dire noi vogliamo sottoporle tutti quegli appalti sui quali pensiamo che anche lontanamente possa esserci un'opacità. Controllateli e se c'è qualcosa che non va commissariamo quell'appalto. Credo che questa è una guida che mi sono assunto e mi sento di portare avanti. Poi credo che all'interno della nostra squadra avere delle figure di riferimento per la trasparenza e la legalità in un momento in cui è evidente che delle persone hanno tentato in tutti i modi di infiltrarsi in questo palazzo, ma lei l'avrà letto anche lei, questi criminali dicevano se arriva Marino è finita per tutti, nessuno riuscirà più a fare affari. E beh, insomma, credo che quella battuta dei criminali sia una medaglia per questo.
questa giunta. Siamo in chiusura, volevo chiederle del suo partito, delle persone che le sono state vicine in campagna elettorale, ci sono alcuni nomi eccellenti, Bettini, Gasbarra e Morassut, che sono insomma i campioni dei voti a Roma. Lei si fida ancora o pensa che dovrebbero comunque anche loro fare un passo indietro, visto che tutto è azzerato? Io non do giudizi morali sul partito, sulle persone. Il Matteo Renzi ha deciso di avere un commissario nella città di Roma, è una persona specchiata, Matteo Orfini, il presidente del nostro partito. Io credo che i giudizi il partito se li possa dare da se stesso al proprio interno. Comunque Caselli sarà il nuovo presidente della commissione di trasparenza? Caselli è un caro amico col quale ho parlato in questi giorni, una persona con un'amicizia antica che è data da quasi 18 anni, è una persona con cui certamente ho l'abitudine di chiedere consiglio. Ha detto sì o no? No, ho detto che in questo momento non credo che ci sia un trasferimento del procuratore Caselli a Roma.